Io quando uscirò, se Dio vorrà, se Allah vorrà, metterò la testa a posto. Cercherò di continuare su questa strada qui, prima in fondo. Approfondire più che altro, perché la nostra religione è talmente particolare, talmente che non si mai arriva mai a dire io sono arrivato al massimo, ai massimi livelli, capisci? The phenomenon of jihadist radicalization within prisons is well known and can be easily spread throughout penitentiary systems. Hanno messo Israele nel cuore del Medio Oriente per niente, dal 48. È cominciata la storia. Certo. Solo che hanno avuto le palestinesi, adesso fanno tutto per le guerre. Perché loro possono. Non esiste Palestina prima del 48. Israele prima del 48. Inglesi, due inglesi, due ragazzi inglesi che sono stati anche loro presi, hanno messo nei casi di Guantanamo. Rimane uno nella famiglia o vedi quel massacro lì che succede, va a fare queste cose, quello che penso anch'io, che uno finché non ammazza la sua famiglia, allora si trova in quelle situazioni. E poi è fluito in un racconto a ruota libera di questa tragedia della famiglia che lo ossessionava anche dopo mesi che questo era successo, anche diceva durante il sonno, vedo queste immagini. Vedo la palazzina che salta per aria e mi immagino anche io di mettermi dell'esplosivo addosso e farmi saltare. Quando magari io prego, vengo, che mi vedo il tappeto, tolgo sotto di me. Allora in questo caso si scatta il jihad, bisogna a difendere anche a costo della vita, ma finché questo qua non viene non c'è il motivo. C'è il jihad sì, ma il jihad di se stessi. Non
credo che vi possa essere. Salvatore Pieruccio, the governor of Padua prison, tells us that, as far as he's concerned, extremism is not a great danger. However, he also informs us that it is necessary to keep all situations carefully monitored and to intervene as soon as there is the danger of radicalization taking place. Partecipano a dei corsi di formazione, corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione e in particolare dal provveditorato qui del Triveneto, che riguardano anche la cultura araba, capire come porsi nei confronti dei detenuti di origini islamiche, insomma. Ci sono atteggiamenti diversi nella relazione a due di queste persone, specialmente nei confronti di una donna che instaura un dialogo personale con loro all'interno delle sezioni, specialmente quando il dialogo è così individuale. Quando in questi menù c'è la presenza di carne di maiale, many people are aware of the need for Muslims to respect the halal diet. As this kitchen manager told us, he has given ministerial directives to follow. These directives ensure that all pork and pork derivatives will be substituted with halal dishes for Muslim inmates. Inizialmente abbiamo avuto dei problemi. The doctor of Macmer Prison describes problems arising due to the fact that Muslim patients wanted to